Non molto tempo fa, se vi ricordate, ho dedicato un video alle 6 altcoin che secondo me vale la pena tenere d'occhio per l'anno 2021. Oggi facciamo la sua nemesi, facciamo questo esperimento, ovvero vi dico le 6 altcoin nelle quali non investirei mai, ma manco per sbaglio. Faccio un paio di disclaimer prima di iniziare a elencarle. Il primo è che le ho prese tra le più capitalizzate, perché altrimenti c'è veramente l'imbarazzo della scelta, c'è sicuramente di peggio di quelle che menziono io oggi, ma come sapete di cripto ce n'è un'infinità, quindi mi sono limitato alle più capitalizzate e alle più chiacchierate. Secondo disclaimer, questa è una mia personale opinione, quindi non sentitevi offesi, per piacere, se voi la pensate diversamente da me. Anzi, vi chiedo, commentate, scrivetemi un commento, ditemi la vostra opinione, così ci confrontiamo. Io sono sempre aperto alle critiche. Non voglio convincere nessuno, non vi voglio dire non comprate queste coin, perché io parto sempre dal presupposto che ognuno di voi abbia una testa pensante e capace di prendere decisioni in autonomia. Ultimo disclaimer, poi ho finito di annoiarvi. Ciò a cui mi riferisco in questo video è un'ottica di lungo periodo, quindi queste altcoin di cui parlerò probabilmente verranno buone in più occasioni per dei trade speculativi, per andare a prendere magari qualche movimento al fine di accumulare qualche bitcoin in più, qualche satoshi in più. Però, ripeto, non ci investirei sul lungo periodo e addurrò i miei motivi. Ora iniziamo. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Chiedo anche a voi cosa ne pensate, ovvero quali sono quelle 5, 10, quelle che volete altcoin che non tocchereste nemmeno con un palo lungo 20 metri, ditemelo nei commenti che così ci confrontiamo e conosco anche la vostra opinione. Inizio io con la prima, nonché forse la più prevedibile di tutte, ovvero la mitica Ripple. Non può mancare Ripple in un elenco di shitcoin. No, scherzi a parte, le motivazioni sono molteplici. La prima ovviamente è la causa in corso da parte della SEC verso Ripple. È una situazione molto tesa di cui non si sa l'esito. Vi ricordo, la SEC, Securities and Exchange Commission, ha fatto causa a Ripple per erogazione e vendita a mercato di security senza le dovute licenze e regolamentazioni. È una cosa molto grave che di fatto ha paralizzato il mercato di Ripple in questo periodo. Tutti gli exchange con clienti statunitensi hanno fatto un passo indietro per evitare di essere coinvolti eventualmente nella causa e soprattutto ha tolto tantissima liquidità dal mercato. Quindi, a prescindere da come si risolverà la causa, questo è un momento di estrema incertezza, quindi entrare pensando che poi ripartirà perché la causa si risolverà a favore di Ripple è pura speculazione, pura scommessa. Seconda cosa, la moneta delle banche era conosciuta un po' per questo, no? Penso che questa nomea sia andata un po' calando nel tempo, vuoi anche lì complice la causa da parte della SEC che ha fatto scappare via tutte le banche, ovviamente ha detto no, io non voglio averci niente a che fare, io non li conosco neanche, però anche in passato secondo me era una cosa più prettamente mediatica, perché di fatto concretamente nessuna grossa istituzione, grossa banca ha mai utilizzato pubblicamente ed effettivamente la blockchain di Ripple o XRP ancora di più per eseguire qualsiasi tipo di operazione. Terza motivazione è che Ripple è stato oggetto molto spesso di pump and dump, andando a creare quel grafico molto particolare con quegli andamenti a punta proprio. I grafici con queste tipologie di andamento, qui magari si va un po' più sul tecnico, però tendono ad allontanarmi perché creano quelli che si chiamano bag holder, ovvero coloro che hanno acquistato a un prezzo alto, si trovano in perdita e non vedono l'ora di vendere. Questo cosa vuol dire? Pressione ribassista veramente forte. Quindi non appena c'è un movimento rialzista, c'è sempre qualcuno che vuole vendere, se ne vuole liberare. Ergo, si fa molta fatica a recuperare l'uptrend. Ultima motivazione è il fatto che il fondatore ha dimostrato più volte di voler vendere a mercato XRP sui poveri retail che credevano in questa coin e pertanto diciamo che ha tutte le credenziali per non meritare la fiducia. Procediamo con la numero 2, che in realtà sono due al prezzo di uno, ovvero Bitcoin Cash e Bitcoin SV, Bitcoin Cash SV, come si chiama non lo so. Sono
sono due fork di Bitcoin, che uno dei quali risale al lontano appunto 2017, e sono entrambe due clamorose shitcoin senza ragione di esistere. Il motivo per cui sono nate è soltanto perché qualche personaggio esuberante, in un periodo in cui andavano di moda i fork di Bitcoin, ha voluto fare un po' di soldi facili creando appunto questi fork, giustificandone l'esistenza con discorsi quali i blocchi più grossi, i blocchi più piccoli, la maggior velocità, le minori fee, ma alla fine di concreto non c'era niente. C'è solo una community di pump and dumpers, anche lì, perché se guardate il loro grafico sono soltanto dei pump and dump orchestrati proprio da questi personaggi che di fatto controllano il mercato di questa coin. Zero valore fondamentale, perché non esiste un utilizzo concreto al di fuori di questi scillatori, e soprattutto un controllo evidente anche dal punto di vista del mining. Per buoni periodi di tempo le mining pool che minavano queste blockchain dei fork di Bitcoin erano fortemente centralizzate, quella di Roger Ver e affini, la sua cricca, ecco. Pertanto è una coin fortemente centralizzata, fortemente manipolata, senza nessun tipo di valore fondamentale, pertanto non vedo nessuna ragione per volerci investire. Numero 3, Litecoin. Questa forse è un po' meno shitcoin delle altre, in effetti, perché storicamente è di lunga vita, però io vi dico la verità, da anni ci ho provato e non riesco ancora a trovare il suo ruolo nel mondo delle cripto. Cioè, perché dovrei utilizzare Litecoin? Perché dovrei scegliere Litecoin tra le varie cripto che esistono? Non lo so, si diceva perché è più veloce, perché è più snella. Bene, questo non vale più, perché ci sono coin molto più veloci anche di Litecoin e meglio performanti. L'investimento, si diceva sì, se Bitcoin è l'oro digitale, Litecoin è l'argento digitale. Anche questa cosa non vale più tanto, perché di fatto vediamo molto bene che anche gli investitori non hanno nessun tipo di interesse verso Litecoin, piuttosto guardano Ethereum, guardano altre cripto più capitalizzate e con un ecosistema più avanzato, ma Litecoin mi sembra un po' caduto in disuso. Pertanto non lo so, davvero non riesco a trovarci un perché, e io quando ho una cripto non riesco a trovare un perché, nel dubbio non ci investo. Numero 4, ovviamente Dogecoin non poteva mancare, soprattutto in questo periodo storico. Ragazzi, adesso parliamoci chiaro, Dogecoin è divertente, è figa, ci sta, però è un meme, è un gioco. Io sto ricevendo dei messaggi da persone che mi chiedono: ma secondo te ha senso investire adesso in Dogecoin? Dogecoin non è un investimento, Dogecoin è un gioco, è una speculazione, è un divertimento, va preso come tale. Non è concepibile mettere del capitale importante su Dogecoin. Ho capito che adesso Elon Musk la sta pompando, se ne parla sui media, sui vari giornali, sui vari siti, però capite bene di che cosa si tratta. Cioè, una coin con zero fondamentali, nata per scherzo, un meme vero e proprio, e è rimasta sempre negli anni così. Ha un suo ruolo di fatto nel mondo delle cripto, ma non lo si può considerare un investimento. Ci può stare chi mi dice: quando vedo che dampa e rimane a qualche satoshi per mesi o anni, io ne compro qualcuna, tanto prima o poi pompa. Quello è un ragionamento che volendo ci può stare, ma da lì a dire io faccio un investimento, soprattutto adesso, vi rendete conto che è arrivata nella top 10 Dogecoin, che non ha una ragion d'essere, è veramente assurdo. Quindi mi raccomando, non fatevi prendere dalla FOMO, è un gioco, è un divertimento, non è un investimento, ci sono zero fondamentali e l'andamento è quello sempre di pump and dump ripetuto ogni tot mesi, mi raccomando. Numero 5, Monero. Vi ho stupito, dite la verità. Allora, faccio subito un grossissimo disclaimer: Monero non è una shitcoin né niente del genere, anzi, è da apprezzare per quello che fa, ha uno use case molto specifico. Però c'è un però, è una privacy coin. Questo può essere un bene, perché appunto ha lo use case specifico e lo fa bene il suo lavoro. Però mettetevi nei panni degli exchange, dei regolatori, degli istituti finanziari, dei governi. Pensate che la incentiveranno Monero? Io purtroppo penso di no. Pertanto io, dal punto di vista di investitore, devo tenere per forza conto di queste cose, perché una coin, una cripto, acquisirà valore, incrementerà in capitalizzazione a patto che gli si crei un mercato su larga scala.
Su Monero e sulle privacy coin più in generale, anche Zcash e affini se vogliamo, io dubito che ciò accadrà, perché penso che appunto i governi e gli istituti di regolamentazione tenderanno ad ostacolarle sempre di più. Questo vorrà dire che gli exchange, magari nel tempo ci saranno addirittura regolamentazioni più severe, avranno sempre più difficoltà a listare queste coin, in particolare quegli exchange complianti. E in un mondo nel quale secondo me andiamo verso un'integrazione tra il sistema finanziario tradizionale e quello delle cripto, questa è una cosa che non si può trascurare. Pertanto io ho paura, temo, che il suo valore non potrà crescere nel tempo, quantomeno nell'immediato. Questo, ripeto, non vuol dire che è una coin inutile, perché se uno ha bisogno di privacy ci sta a utilizzare Monero, ma io non investirei in Monero proprio per i motivi che ho appena detto. E arriviamo infine all'ultima, nonché quella che sarà sicuramente più controversa. Sto parlando di Cardano. Io non sono mai stato un grande fan di Cardano, non l'ho mai nascosto, ma perché penso che sia un mio dovere farlo, un mio dovere dire la mia opinione con trasparenza, anche se dovesse portarmi critiche. Sentitevi liberi di farlo, a patto che siano critiche costruttive, ovviamente, magari insulti no, gratuiti. In ogni caso, come mai Cardano? Perché di fatto guardiamo la realtà dei fatti. Che cos'è? È una blockchain, bene, proof of stake, ottimo, funziona, che permette di spostare Cardano da un wallet all'altro, di spostare ADA da un wallet all'altro e di metterlo in staking. Basta, questo è Cardano al giorno d'oggi ed è capitalizzata al numero 4. La sua capitalizzazione è 10 miliardi di dollari in più della Binance Coin. Ma di cosa stiamo parlando? Una blockchain che altro non ha che la blockchain e il suo token che puoi mettere in staking. Ci sono tanti nomi altisonanti, tanti bei presupposti, ma siamo nel 2021 e pochi giorni fa hanno messo in testnet l'aggiornamento che permette l'esecuzione di smart contract e la creazione di token. Da quanti anni esiste Cardano? E adesso mette in testnet una roba del genere? Da quanti anni è che si vende come Ethereum killer e rimane sempre nei primi posti per capitalizzazione? Cioè, a me sembra veramente che il marketing e la community stiano giocando un ruolo esagerato in questa coin, che è veramente puro marketing, pura vendita, perché di fatto si tratta di una promessa. Io ripeto, me lo auguro che nel futuro Cardano possa diventare un competitor importante di Ethereum. Io a volte passo un po' per fanboy di Ethereum, forse lo sono, lo ammetto. Però bisogna anche realizzare i risultati. Io ripeto, mi auguro di vedere competizione, perché vuol dire che l'ecosistema cresce, e vedere blockchain diverse che fanno le cose in modo diverso, anche meglio, a me fa estremamente piacere. Però voglio vedere piattaforme costruite su Cardano, voglio vedere la DeFi che gira su Cardano, voglio vedere dei token erogati su Cardano che hanno un ecosistema intorno che ha un perché, un po' quello che è successo a Ethereum, perdonatemi questo paragone. Però di fatto, se adesso li paragoniamo, cioè è veramente ridicolo come confronto, perché da una parte abbiamo una blockchain che è vero ha i problemi di gas fee e tutto, ha la DeFi al suo interno che cuba 40 miliardi di dollari, ma di cosa stiamo parlando? Gestisce 40 miliardi di dollari. E dall'altro abbiamo una blockchain che permette di spostare il suo token e metterlo in staking e promette che quest'anno sarà il suo anno perché finalmente arrivano gli smart contract. Non lo so, Rick. E basta, questo è quanto. Amici, io vi ripeto, condividete anche voi quelle coin sulle quali non investireste con tanto di motivazioni nei commenti, così ne discutiamo. Io le mie ve le ho dette, se volete anche darmi un parere o una critica siete ben accetti. Detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona serata.